Adesso noi facciamo partire la registrazione e la diretta su Facebook, quindi se qualcuno preferisce tenere la videocamera oscurata, è una scelta, insomma, vi avvisiamo che stiamo facendo partire la diretta. Allora va bene, penso che allora possiamo cominciare. E intanto mi presento, io sono Francesca Falciola, mi occupo della biblioteca di Pogno e delle sue attività. Intanto ringrazio tutti voi che siete connessi in questo momento e partecipate all'evento che è stato organizzato per questa sera, ovvero la presentazione del libro Il compagno Andrea, gentilmente offerto dall'Istituto Storico della Resistenza di Novara e VCO ai sindaci della provincia di Novara per le loro biblioteche, e anche il nostro sindaco quindi ce l'ha fatto avere. E il perché di questa serata proprio in questo momento? Perché è appena trascorsa la festa della Repubblica, il 2 giugno, e quindi il Consiglio di Biblioteca e l'amministrazione comunale di Pogno hanno pensato di organizzare questo evento proprio in concomitanza della festa della Repubblica. E si è deciso di collegare questi due momenti perché il protagonista, anche perché il protagonista del libro che andremo a presentare questa sera, Alberto Iacometti, nel 1946 venne eletto deputato all'Assemblea Costituente, ovvero quell'organo legislativo che era stato proprio preposto alla stesura della Costituzione della neonata Repubblica Italiana. Ecco quindi il motivo della decisione di collegare questi due eventi. Quindi ringrazio intanto i relatori di questa sera, in primis la dottoressa Mastretta, direttore dell'Istituto Storico, e l'autore del libro Renzo Fiammetti, il nostro sindaco di Pogno, Maria Eliana Paracchini, e il nostro presidente che è qui con me della biblioteca che dopo vedrete, Giovanni Fogno, che quindi partecipano alla serata e avranno poi anche un loro momento. Solo brevemente, prima di dare parola alla dottoressa Mastretta, un piccolo accenno alla nostra biblioteca, che si collega anche proprio la biblioteca stessa a questo evento, perché è intitolata a Riccardo Bauer e sarà poi il nostro presidente a spiegare chi è questo personaggio, chi era questo personaggio, che collegamento ha con Pogno. E Riccardo Bauer è stato poi anche citato all'interno del libro che andremo a presentare, quindi è un ulteriore collegamento tra la nostra biblioteca e questa serata. Purtroppo, diciamo, nel periodo adesso del Covid, tra l'anno scorso e quest'anno, la nostra programmazione degli eventi ha subito non poche modifiche e soprattutto tanti eventi sono stati rimandati. Però diciamo che nella normalità, ecco, noi come amministrazione comunale, Consiglio di Biblioteca, organizziamo circa uno o due eventi al mese. Di disparate materie, dalle presentazioni dei libri a serate teatrali, anche attività normalmente con le scuole, con i ragazzi, e però in particolare ci teniamo molto a organizzare delle serate di storia, come quella di questa sera in generale, o anche di storia locale, proprio perché riteniamo che sia importante che anche i giovani di oggi imparino dalla storia, e quindi riteniamo importante che come biblioteca ci siano dei momenti dedicati alla storia. E concludo questa mia piccola introduzione riprendendo le parole del nostro Presidente della Repubblica che ha detto ai giovani proprio nella festa del 2 giugno scorso, riguardo alla storia, ovvero che la storia, leggo perché almeno leggo correttamente quello che ha detto il presidente, la storia è il risultato, il mosaico di tante storie, piccole e grandi, di protagonisti conosciuti e testimonianze meno note. Tocca ora a voi giovani scrivere la storia della Repubblica. E quindi
con queste parole del nostro Presidente della Repubblica concludo questa mia introduzione e ringrazio ancora tutti voi relatori e partecipanti alla serata e lascio la parola alla dottoressa Mastretta. Grazie ancora a tutti. Grazie Francesca che ha ben introdotto e quindi possiamo partire. Io, come vi è stato detto, sono Elena Mastretta. Lavoro all'Istituto Storico, in questo momento ricopro anche il ruolo di direttore scientifico, sono in realtà la persona che da circa 10 anni si occupa proprio dell'attività didattica dell'Istituto. Il libro che andiamo a presentare questa sera, come è stato annunciato il compagno Andrea, è un testo inserito nella collana Studi Storici dell'Istituto Fornara per la casa editrice Interlinea ed è una biografia di uno di quelli che noi definiamo i nostri maggiori. Alberto Iacometti è stato tra i fondatori dell'Istituto, oltre che avere ricoperto tutti i ruoli che Francesca ha elencato. Autore di questo testo, per avere lungamente condotto studi sulla figura di Iacometti, è Renzo Fiammetti, componente da molti anni del nostro comitato scientifico, autore di diverse pubblicazioni, che riprende in questa proprio un lavoro, insomma, iniziato all'inizio della sua carriera di ricercatore, perché è stato anche oggetto della sua tesi di laurea. È in realtà un lavoro che ha visto il contributo anche di altre persone, in particolare l'inserto fotografico contenuto nel libro è opera di Mauro Begozzi, che è stato a lungo direttore scientifico dell'Istituto fino al 2011 e che, avendo personalmente conosciuto Renzo Fiammetti, è stato in grado di guidarci nella scelta della biografia per immagini. È un testo ricco, come ricca è stata la vita e è stato l'apporto di Iacometti, e quindi proviamo brevemente questa sera ad indagarlo. E la prima domanda da cui possiamo partire per dialogare con Renzo è questa: qual è la Novara in cui Iacometti si forma e vive le sue prime esperienze? Renzo, devi disattivare? Okay. Buonasera e grazie per questa splendida opportunità, grazie a tutte le persone collegate alla biblioteca, all'amministrazione comunale di Pogno. Una parentesi prima di rispondere alla tua domanda, Elena, ed è questa. Riccardo Bauer, c'è un nesso fortissimo tra Iacometti e Riccardo Bauer, quindi lo pongo come promemoria su cui tornare poi più avanti. Un nesso che triangola con la figura di Arturo Colombo, che è stato un grande studioso di politica, un grande storico, che ha curato le memorie, le ha presentate, ha scritto la presentazione delle memorie di Riccardo Bauer, che è stato anche il correlatore ormai tanti anni fa della mia tesi di laurea su Alberto Iacometti. Parlare della Novara di quegli anni, la Novara dell'immediato dopoguerra, significa tracciare, come dire, le coordinate della formazione politica di Alberto Iacometti, politica, morale ed umana. Novara è una città che esce da una guerra dura che ha causato migliaia di morti, nel senso che i caduti novaresi di quella guerra, la prima guerra mondiale, ricordate sulla lapide in municipio, sono 693. In realtà furono molti di più, esattamente 1219, numero esatto perché li ho contati uno per uno, al di là di dimenticanze, doppioni ed errori clamorosi di quell'elencazione. È una città che entra in guerra con un'amministrazione socialista, Giuseppe Bonfantini è il sindaco, il secondo sindaco socialista, primo sindaco è Luigi Giulietti, un medico, Bonfantini è un professore di matematica al Mossotti, e consolida questo orientamento, questo grande sostegno che il socialismo ha in città e in provincia anche durante i mesi della guerra. L'amministrazione comunale si prodiga in ogni modo per alleviare le sofferenze della guerra di chi è in città e dei soldati che sono al fronte. E Iacometti si forma in questo ambito. Lui arriva a Novara, lui nasce a San Pietro Mosezzo nel 1902, quindi fuori dalle cerchia cittadine, ma arriva in città
per andare a scuola quando ha 8 anni circa, e vive in città tutte le passioni politiche di quel torno d'anni, quindi nell'immediato avvio della guerra e nell'immediato primo dopoguerra. Vive la città che si trasforma, vive la città che vede la crisi dello Stato liberale, l'avvento del fascismo, e forma lì la sua coscienza politica. Lui è un socialista, umanitario, diremmo oggi. La sua adesione morale è mediata dalla lettura, ad esempio, di Tolstoi. Non si riconosce e non si riconoscerà mai, ad esempio, nel socialismo marxista, che riterrà sempre estraneo alla sua formazione e forse alla formazione culturale del socialismo italiano. E c'è un forte legame anche con Bonfantini, Giuseppe Bonfantini, sindaco di Novara, cacciato poi nell'estate del 22, in quella che lo storico Cesare Bermani ha giustamente evidenziato come battaglia di Novara, quando le squadre della Lomellina, dei fratelli Forni, Cesare e Roberto, occupano mano militari il municipio, e Bonfantini viene cacciato dalla carica di sindaco. Qualche tempo dopo, siamo nel 23-24, in città si incontrano il vecchio sindaco socialista e il giovane militante. Sono entrambi in bicicletta e Iacometti ferma Bonfantini e gli dice: sindaco, vorrei la tessera del partito. Dice: ma come, proprio adesso che tutti se ne vanno? Proprio per questo, risponde Iacometti, è giunto per me il momento di cominciare. Ecco, questa è un'immagine giovanile di Iacometti. Qui avrà circa 17-18 anni, è un giovane borghese, nel senso che Iacometti viene da una famiglia borghese. Il padre è affittuario della cascina Grampa, affittuario della proprietà di un nobile milanese. La famiglia è numerosa, ci sono fratelli, sorelle. Lui è l'ultimo dei figli. Avrà sempre un fortissimo legame con sua madre, tanto che dedicherà proprio a sua madre, e questo è un altro aspetto interessante di Iacometti, quello dello Iacometti scrittore, uno dei suoi libri più belli, diciamo, e fortunati, che si intitola Mia madre, che viene pubblicato nel 1960 dall'edizione Avanti e anche diverse edizioni straniere. E arriva in città per studiare, ma poi dalla città se ne allontana, perché il padre lo vorrebbe ingegnere come il fratello. In realtà lui ci prova anche a studiare al Politecnico a Torino, però ingegneria non fa per lui. Si trasferisce alla scuola di agraria di Milano, e poi nel 24 sarà in Sardegna per un lungo periodo per preparare la sua tesi di laurea in agraria. E il 24, l'estate del 24, è anche i giorni, i mesi, le settimane difficili che seguono il rapimento e poi l'uccisione dell'onorevole Matteotti. Lui riceve la notizia della morte di Matteotti, del suo rapimento e della sua tragica fine mentre in Sardegna, lo riceve dai giornali che in quell'epoca arrivano nell'isola il giorno dopo o 2 giorni dopo, per cui dice: siccome uno dei suoi più cari amici è un ingegnere torinese, così dice, così torinese che crede soltanto a quello che legge sulla stampa, siccome il giornale arriva nell'isola con 2 giorni di ritardo, se non fosse mai arrivato in realtà Matteotti avrebbe continuato a vivere, non sarebbe andato incontro alla sua tragica fine. Rientrato a Novara, va incontro alle prime aggressioni. Lui subisce 2 aggressioni fasciste, e sono le aggressioni che lo convincono ad andarsene, prima a Barcellona e poi nel 26, alla fine del 26, a Parigi. Va all'estero perché capisce che se ci sarà una terza aggressione, in quella aggressione ci scappa il morto, per la durezza e la violenza che viene esercitata. Ecco, questa è un'altra immagine scolastica di Iacometti. Lui è, guardando la fotografia, il terzo da destra, sono i suoi compagni di studi di quegli anni, e proprio un sacerdote, non so se quello ha rappresentato, che gli fa avere questo libro, La vera vita di Leone Tolstoi, che lui per leggerlo è come dire una rivelazione di quella che sarà la sua vita, un interessarsi ai problemi sociali, alle grandi ingiustizie della società. Lui, che si sente un privilegiato, parlando di se stesso usa questo termine, e che vede questo privilegio quotidianamente,
Quando è alla grampa, i suoi compagni di gioco sono i figli dei contadini che viaggiano scalzi, mangiano male. Lui invece può permettersi anche di andare a scuola. Quindi coglie proprio nella quotidianità tante cose che non vanno e per le quali, come dire, sente un forte impegno, forse prima che politico, morale ed umano. Il microfono richiede sempre un attimo per essere riattivato. Ecco, no, non si può entrare nel vivo di questo personaggio senza affrontare il tema del fuoriuscitismo e dell'esilio. Quindi io ti chiederei che ruolo occupa Iacometti nel dibattito degli anni 20-30. Allora, diciamo subito che in quegli anni Iacometti è in esilio. Lui va in Francia alla fine del 26, lo ricordavamo. Rimane in Francia sino alla fine del 28, i primi giorni del 29, quando viene espulso in Belgio. In Belgio rimane fino all'arresto nel 41 da parte della Gestapo e poi viene riportato in Italia e condannato al confino. Dentro a quel momento storico, a quel momento politico di forte dibattito, Iacometti è uno dei protagonisti. Questo non va dimenticato. Quando viene pubblicato in Italia per la prima volta dopo la guerra Nascita e avvento del fascismo di Angelo Tasca, nella prefazione che gli dedica, ecco, questo è un Iacometti con i baffi, aveva questa espressione molto letteraria. Lui era si considerava uno scrittore prestato alla politica. Questi sono gli anni in cui pubblica anche il suo primo romanzo, che si chiamava, il suo primo dramma, scusate, Fango nel sole, dall'editore Cappelli di Bologna. Dicevamo, si pubblica per la prima volta la Nascita e l'avvento del fascismo di Angelo Tasca, e nella prefazione Renzo De Felice dice che quel libro, quelle riflessioni di Tasca, come dire, accendono il dibattito politico tra Nenni, Riccardo Bauer e Alberto Iacometti. Ne cita alcuni, una decina, e Iacometti è tra questi. E sono i dibattiti in cui ci si interroga sul perché del fascismo, sul perché la crisi dello Stato liberale ha avuto quell'esito, quella forma, perché tale è stato, e sui quelli che proprio sempre Angelo Tasca chiama i problemi della rivoluzione italiana. Problemi della rivoluzione italiana è anche il titolo di una importante rivista che esce nell'esilio negli anni 30, a cui Iacometti collabora, e che è figlia dell'esperienza dell'iniziativa, che la rivista che Iacometti fonda a Parigi nel 1928, quando Ugo Porzio Giovanola, avvocato e socialista di Novara, gli fa avere 6.000 franchi che lui, che sta letteralmente morendo di fame a Parigi, usa per fondare un nuovo giornale. Perché questa era la realtà dei fatti. Persone che erano fuoriuscite, che si interrogavano su quanto stava accadendo in Italia e gettavano le fondamenta di un'Italia nuova, un'Italia diversa, un'Italia democratica che sarebbe arrivata di lì dopo un lungo periodo e un lungo travaglio, ma che vede proprio, come dire, le radici affondare in quel dibattito, in quelle persone, in quell'impegno. Il mondo del fuoriuscitismo è un mondo estremamente complesso, molto diviso, in cui la polizia fascista tranquillamente fa penetrare i propri informatori, le proprie spie, che sono casi clamorosi, fa forza anche sulle, diciamo, differenze, per non dire odi, che esistono tra le diverse forze politiche e anche tra le diverse persone. In questo Iacometti assume sempre una posizione di mediazione, perché sia con Italia, con l'iniziativa, poi con le altre riviste, la collaborazione agli giornali su cui scrive in quegli anni, cerca sempre un dialogo con le altre forze. Quindi la sua collaborazione, ad esempio, con i repubblicani, con Fernando Schiavetti, con gli anarchici, la grande amicizia con Camillo Berneri, pur mantenendo le proprie posizioni, ha delle, come dire, delle posizioni molto critiche, ad esempio verso Giustizia e Libertà, verso Carlo Rosselli. C'è uno scambio di lettere con Carlo Rosselli in cui sostanzialmente Iacometti accusa, nota che nel programma di Giustizia e Libertà Carlo Rosselli, che viene dall'area socialista, forse ha annacquato o reso forse meno incisivo il programma di ideali e di giustizia sociali del socialismo, ma Carlo Rosselli guardava ad altro, naturalmente. E questa disponibilità al dialogo, senza mai rinnegare le proprie posizioni,
Ad esempio, una volta è stato anche molto criticato da Nenni, c'è un periodo di confronto, ad esempio, con i comunisti, cui Iacometti ha sempre guardato con grande interesse, ma ognuno dalle proprie posizioni. Naturalmente, da socialista, Iacometti rimproverava i comunisti, come dire, l'ortodossia, la mancanza di libertà interna, di dialogo, la rigida osservanza moscovita e terza internazionalista. Nenni dice, beh, a furia di dialogare probabilmente sei diventato un comunista anche tu, puoi anche lasciare il partito, a mo' di battuta. E qui Iacometti torna, come tornerà in altre situazioni, in altre occasioni, a rimarcare il suo essere socialista. Dice, dai comunisti mi divido un insopprimibile bisogno di libertà. E verrà un giorno, lo dice negli anni 30, lo scrive negli anni 30, in cui questi valori, questo insopprimibile bisogno di libertà sarà un patrimonio anche del Partito Comunista e vale la pena di vivere sin da ora per quel giorno. Lui era stato, sarà poi un grande ammiratore dell'eurocomunismo, di Berlinguer, del compromesso storico, cioè di tutte quelle manifestazioni per cui il Partito Comunista abbandonava posizioni filosovietiche per inserirsi in un più ampio spettro politico occidentale. Io sono socialista. Questo mi fa ricordare un fatto che è un fatto clamoroso, non solo nella vita di Iacometti, ma nelle vicissitudini del fuoruscitismo e dell'antifascismo all'estero. È il 1934. Iacometti è in Belgio, perché è stato espulso nel 29 dalla Francia perché pubblicava questa rivista, l'Iniziativa, in formato tabloid di pochi fogli, molto ben stampato, con un bellissimo carattere tipografico. E sta per sposarsi, perché con lui dalla Francia se n'è venuta in Belgio, a Bruxelles, dove poi risiede anche quella che diventerà sua moglie, Geneviève Colette Claire. Stanno per sposarsi, ma arriva la notizia a Iacometti, ecco, questa è un'immagine della maturità, siamo probabilmente nel sud della Francia, al confine con l'Italia, sul mare. Questa è una bella fotografia di Iacometti. Arriva la notizia che il padre di Iacometti è morente, sta male, sta morendo. Iacometti non ci pensa due volte, prende il primo treno per l'Italia perché vuole rivedere suo padre. Al passaggio della frontiera naturalmente viene arrestato dalla polizia, che sa perfettamente che cosa fa, con chi si vede, come si sta muovendo, dove sta andando. Viene arrestato perché a seguito dell'iniziativa il suo status di antifascista passa da pedinare, osservare, a arrestare. Perché la polizia ritiene che il gruppo dell'iniziativa, lui, Fernando Schiavetti, Camillo Berniere, sia in realtà un covo di pericolosi terroristi. Portato a Novara, viene interrogato in questura, ci sono i verbali dell'interrogatorio di Iacometti, e lui alle autorità di polizia dice io sono socialista, io sì, ho fatto attività politica, ma non sono un terrorista, non ho mai ucciso nessuno, né penso di farlo. La sua è una posizione politica. E mentre si difende davanti alle autorità di polizia, il padre muore. Il padre muore e lui viene accompagnato al funerale del padre da due poliziotti ammanettato. E qui c'è una scena bellissima. Ugo Porzio Giovanola, avvocato, socialista, quello che gli ha dato i soldi per fondare il giornale, per capire, appartenente a una delle famiglie novaresi più importanti, più storicamente rilevanti, lo vede arrivare e al funerale gli si avvicina e gli stringe la mano. È un atto, sembra normale, però in quel momento stringere la mano a una persona sotto arresto, scortato dalla polizia perché è antifascista, credete, ci voleva un bel coraggio che Ugo Porzio Giovanola naturalmente aveva. E poi Iacometti riesce a tornare, viene rimesso in libertà perché probabilmente c'è una corruzione e il suo fascicolo personale, invece di stare in cima a una pigna di documenti, viene messo sotto, per cui non si capisce bene. Fatto sta che riesce a tornare in Belgio, paga questa disavventura, il caso Iacometti, come è stato definito anche sulla stampa di quei giorni, sulla stampa socialista, con l'allontanamento dalle cariche del partito. Lui che è il segretario del Partito Socialista Italiano in Belgio, non dimentichiamolo. Lui ha i congressi all'estero, rappresenta il partito in Belgio. Viene allontanato per un anno dalle cariche elettive perché si teme abbia contrabbandato la libertà con diventare una spia della polizia. Naturalmente
chi ha solo pensato questo non conosceva certo Alberto Iacometti, che aveva uno spessore morale tale per cui mai avrebbe fatto una cosa del genere, assolutamente. Il periodo gli viene poi ridotto a 6 mesi e dopodiché può ritornare a occupare il ruolo che aveva all'interno del foro uscitismo. Dopo ovviamente il tema del fuoriuscitismo, bisogna andare su quello del confino. E Iacometti passa il suo periodo di confino a Ventotene, quindi ti chiederei di inquadrare che cosa è stato il confino, ma soprattutto cosa è stato lì. Beh, lì tra l'altro si incontrano, no, Iacometti e Bauer. Iacometti viene condannato a 5 anni di confino e arriva a Ventotene nel febbraio del 41. Viene condannato a 5 anni dalla Commissione Provinciale per i Provvedimenti di Pubblica Sicurezza, che a quell'epoca non era il Tribunale Speciale, era un organismo provinciale, c'era in ogni provincia del Regno, e aveva questo ruolo di giudicare i crimini contro il fascismo, perché tali erano. Con Iacometti vengono condannati altre due persone che hanno espresso il proprio pensiero verso il fascismo, e ciascuno con 5 anni di confino. Tra il 26 e il 43 la Commissione Provinciale per il Provvedimenti di Polizia a Novara, nel Novarese, commina oltre 130 condanne, 130 solo in provincia di Novara, solo per la Commissione di Novara. Arriva a Ventotene, vi rimane fino all'estate del 43, quando poi cade il fascismo. Con Iacometti si trova ad esempio Sandro Pertini e tutta l'intelligenza dell'antifascismo socialista, comunista, democratico, che si trova a Ventotene. Si trova naturalmente anche Altiero Spinelli, che sta elaborando assieme ad Ernesto Rossi proprio la prima stesura, le prime stesure del suo manifesto di Ventotene. Naturalmente Spinelli, come dire, si confronta con gli altri, cerca di avvicinare anche altre persone alle sue riflessioni. Pertini si lascia in un primo tempo convincere, poi c'è un intervento pesante del partito e quindi Pertini si allontana da Spinelli. Iacometti non è convintissimo delle posizioni di quel momento di Altiero Spinelli, perché ricordiamo che il manifesto di Ventotene, come noi lo consideriamo, lo conosciamo, è frutto di una serie di evoluzioni, anche proprio delle riflessioni di Altiero Spinelli. Iacometti e Spinelli, come dire, rimprovera un po' un certo suo determinismo, chiamiamolo così, un po' quello che gli riprovera anche Bauer, peraltro. Nel suo famoso libro di memoria, Quello che ho fatto, Riccardo Bauer dice: ho provato a dialogare con Spinelli, ho provato anche a metterlo un po' alle strette, a capire, però arriva a un certo punto in cui lui dice sostanzialmente, vuol dire, si fa molto dottrinario, molto dogmatico, dice: io gli amici li difendo e gli altri li meno, più o meno, no? Per cui non sono le posizioni di Iacometti e di Bauer, più, come dire, vicine a una posizione di europeismo, di federalismo che nasca da un processo democratico degli stati, non per un'azione magari di qualche demiurgo, ancorché, come dire, ben disposto. E poi Iacometti a Spinelli non, come dire, non perdona, continua a rimproverare il suo essere un ex. Spinelli si è allontanato dal Partito Comunista, non so se fosse un ex comunista, però questo è un aspetto che a Iacometti non piace. Ecco, questa è una fotografia di lui e la moglie Geneviève, Colette Claire, fatta a Bruxelles, vedete, dove loro abitavano. Gli anni a Bruxelles sono anni sostanzialmente felici, possiamo dire, per questa coppia che si sposa. Iacometti lavora come chimico in un istituto della città, ha una vita tranquilla come può averlo un fuoriuscito che fa attività politica naturalmente, però è più stabile, più serena forse anche per l'affetto e la vicinanza che la moglie e poi la nascita delle due figlie danno a Iacometti. Ecco, la famiglia. Geneviève Colette Claire tenta in più riprese, scrivendo alle autorità di polizia, di avvicinare Iacometti a Novara, quantomeno che non rimanga sull'isola di Ventotene, ma venga spostato, ancorché al confine, magari
sulla terraferma, e il Ministero degli Interni risponde sempre di no, perché Iacometti è considerato un soggetto pericoloso politicamente, per cui meglio se ne stia su un'isola lontano da tutti. Però in quelle piccole isole nasce lì un po' l'idea dell'Europa democratica, di quello che poi sarà, del confronto tra forze politiche molto diverse tra di loro, e il confronto tra persone che avevano un'idea comune, ancorché nella specifica differenza di ideologia e di credo politico. Viene raggiunto in un paio di occasioni dalla moglie con la figlia per una visita. Era possibile allora per i familiari soggiornare in casa dei pescatori dell'isola e trascorrere qualche giorno con il marito, compagno, parente, insomma, confinato a Ventotene. Era un viaggio naturalmente avventuroso, perché Geneviève Collet-Claire arriva da Bruxelles a Novara nel 41, alla fine del 41, e fare Novara, Ventotene, ritorno due volte, è un viaggio sicuramente, in quel periodo sicuramente complesso. Iacometti cosa fa nel suo permanere a Ventotene? Scrive un diario che diventa poi uno dei suoi libri più famosi, che si chiama Ventotene, appunto, che viene pubblicato subito dopo la fine della guerra nel 1946 da Mondadori. Avrà poi due edizioni, una da Marsiglio negli anni 70 e una più recente, siamo già negli anni 2000, da Fratelli Frilli di Genova, in cui racconta e mette in evidenza delle varie figure che ha visto, che ha conosciuto, l'eleganza di Pertini, Spinelli massiccio che spiccava proprio per la sua stazza fisica, per cui dà questa immagine veramente vivida. E tra l'altro è un libro che a Ventotene è piaciuto, nel senso che le famiglie, molte hanno queste edizioni, perché si ritrova nella storia, ancorché di un periodo ben definito e particolare, dell'isola. Iacometti scrive anche alcuni romanzi mentre è a Ventotene, che rimangono inediti. Scrive molte lettere alla moglie, lettere legate agli ambiti degli affetti familiari, come stai, come stanno le bambine, tutto bene. Soltanto nelle due lettere che scrive nel 43, come dire, c'è un accenno politico. Dice, cara Cole, la chiamava Cole, una grande gioia, pasta e fagioli è caduto, Mussolini è caduto, il fascismo è finito. E in quei giorni lui e Pertini si danno da fare, riescono a, in modo fortuito, a trovare una barca che gli può accompagnare sulla terraferma. Pertini si ferma a Roma a organizzare il rientro degli altri fuoriusciti e l'avvio di quella che sarà la resistenza. Iacometti prosegue per Novara, anche lui poi entrerà nella resistenza, sarà presente sin dalla fondazione nel CLN provinciale e vi rimarrà sino alla fine della guerra. Unico componente a rimanere per tutti i 20 mesi, i 20 mesi di lotta, in rappresentanza naturalmente del Partito Socialista. Ecco, io vi sto mostrando alcune foto un po' in ordine sparso. Come vi dicevo, c'è un grosso inserto fotografico nel libro. Le foto arrivano tutte dal nutrito fondo Iacometti, che è conservato presso la sede dell'Istituto Storico Fornara. E anche sui documenti che sono conservati all'istituto, oltre che in numerosi altri archivi e luoghi, Renzo ha fatto le ricerche, insomma, che l'hanno portato a questa conoscenza approfondita, come vi sta dimostrando. Però adesso farei un pochino un salto in avanti e ti chiedo quali sono le caratteristiche della segreteria Iacometti e soprattutto se fu davvero una parentesi nella lunga leadership di Nenni. Perché non dimentichiamo che Iacometti fu segretario nazionale del Partito Socialista. Lui ebbe il compito di chiudere, dopo le elezioni politiche del 18 aprile, l'esperienza del Fronte Popolare col Partito Comunista. Qui ancora Iacometti con la moglie a Bruxelles. Sono immagini felici, anche delle belle fotografie, come si usava in quell'epoca. Allora, 18 aprile del 48, sconfitta del Fronte Popolare, la DC vince le elezioni, la DC e i suoi alleati vincono le elezioni, il Fronte le perde, ma soprattutto dentro il Fronte Popolare perde il Partito Socialista, perché in realtà il Partito Comunista le elezioni le vince,
la sua rappresentanza politica aumenta, il peso che il Partito Comunista ha verso i socialisti diventa esorbitante. Il Partito Socialista è veramente un partito smarrito, in difficoltà. È in difficoltà perché all'inizio dell'anno c'è già stata la scissione di Palazzo Barberini. Ecco, questa è una tribuna elettorale di quelle che andavano in televisione negli anni 70 con Iader Jacobelli, ce le ricordiamo per chi quelle le ha viste, insomma. Un Jacometti già nell'età matura che partecipa a questi incontri. Però è la fine, quella sconfitta elettorale, proprio di una politica iniziata proprio nel foruscitismo negli anni 30, con i fronti popolari dentro il foruscitismo italiano, in Francia, e poi la politica del fronte popolare che portò poi all'insurrezione di Franco e alla guerra civile in Spagna, con tutto quello che questo momento ha significato. Jacometti raccoglie un partito al congresso di Genova. A luglio il PSI torna a Genova, dove è nato e dove vuole ritrovare se stesso sostanzialmente. Il segretario uscente, Lelio Basso, viene sconfitto, soprattutto sconfitto in Enni, che per un istante, lo scrive nei suoi diari, ha il timore di aver perso il controllo del partito. Questo Nanni lo dice, ma non è così per due motivi sostanziali. Uno, per la figura enorme, gigantesca, politicamente e intellettualmente di Pietro Nanni in quel momento, in quel partito e nel Novecento. Due, perché contrariamente agli altri segretari del partito, Jacometti è stato l'unico segretario nazionale del PSI a non essere contemporaneamente segretario e deputato, perché lui il 18 aprile non viene eletto alle elezioni politiche. Lui, che aveva fatto parte della Costituente, alle elezioni del 18 aprile non viene eletto. Questa è una posizione di debolezza, perché poi, come dire, il controllo politico sui parlamentari ce l'ha poi Nanni in aula. Jacometti fa una cosa di questo tipo, lancia dei convegni socialisti, perché ha bisogno di riorganizzare il partito, un partito che non ha più una lira in cassa, la stampa socialista fa grosse difficoltà a uscire, agli incontri c'è il segretario, l'economo del partito, che, come dire, va letteralmente a cercare i soldi per pubblicare, continuare a pubblicare l'Avanti, non esce la rivista del partito Socialismo, però le minoranze vogliono ciascuna la sua rivista. E soprattutto Nanni si batte affinché esca quella rivista, che poi è una rivista famosa e importante, che si chiama Mondo Operaio. Gli storici diranno che Mondo Operaio in quegli anni nasce finanziata dal Partito Comunista contro la segreteria Jacometti. Ed è vero questo. Momenti di convegno di organizzazione in cui Jacometti guarda agli amministratori locali, ai sindaci socialisti, agli assessori, ai consiglieri, guarda la cooperazione, guarda le donne, guarda la scuola, perché c'è una grandissima attenzione che Jacometti nelle varie forme declina verso la cultura, verso i giovani, verso il tempo libero. Ci sarà poi il famoso convegno della fine degli anni 50 all'Umanitaria con Riccardo Bauer e con Ernesto Rossi, che precede proprio l'impegno chiaro, ad esempio, per la nascita dell'Arci. Questo è un aspetto su cui sarebbe opportuno poi tornare, per quello che Jacometti e Bauer scrivono negli atti di quel convegno. Qualche mese dopo il partito torna di nuovo a Firenze al congresso nel 49, Jacometti dimissionario perché ritiene di aver esaurito la sua funzione di, come dire, riorganizzatore, di uomo che ridà fiducia al partito. Con lui la segreteria era, come dire, affiancata da un altro ruolo di direttore dell'Avanti, che nei mesi della segreteria Jacometti era affidata a Riccardo Lombardi. Lombardi, che è un uomo che proviene dal Partito d'Azione, uomo di grandissima intelligenza, un siciliano ingegnere, fu il prefetto di Milano durante la Liberazione, E oggi è ricordato come il capostipite, il padre, no, della sinistra socialista, la sinistra lombardiana. Abbandona questa la segreteria, la stella di Nanni non è mai tramontata, non si è mai spenta, prosegue ma rimane negli organi dirigenti del partito
sino alla fine sostanzialmente. Questo a dimostrare come dire, come gli verrà, come dire, riconosciuto dal suo grande amico Sandro Pertini nei giorni che seguono la morte di Iacometti, di essere la persona, quel militante a cui il partito nel momento di bisogno si può rivolgere. Iacometti non è un uomo di corrente, infatti la sinistra è lombardiana, non iacomettiana. L'uomo di partito di corrente è Lombardi, non è Iacometti. Iacometti è un uomo di partito. Non coltiva questo sottobosco, forse questo gli si ritorce anche contro, perché poi è facile sbarazzarsi di una persona che non ha un proprio gruppo di potere all'interno del partito, probabilmente. Però è, come diceva Pertini nei giorni della sua morte, il compagno fedele a cui ci si può rivolgere nei momenti del bisogno. Pertini poi aggiunge anche oggi disumanamente dimenticato, perché Iacometti poi viene un po' messo da parte, lui è anziano, il Partito Socialista sta diventando un'altra cosa, sono gli anni poi che succedono alla segreteria di De Martino con l'avvento della segreteria di Bettino Craxi. C'è una trasformazione culturale dal socialismo marxista al socialismo alla Proudhon, no? Come dal titolo del saggio che Craxi firma, ma che scrive Luciano Pellicani immediatamente dopo gli eventi del Midas. E dentro quel partito lui poi fa un po' fatica a trovarsi, insomma, però sono già gli ultimi anni e Iacometti poi muore nel gennaio del 1985 a Novara, muore scrivendo un articolo per l'Avanti, morte più emblematica di un militante socialista che ha vissuto per il partito e per il socialismo. O meglio, lui scriverà nel suo testamento: ho creduto nel socialismo, che per me ha significato giustizia, libertà e dignità personale. Ho ritenuto di essere uno scrittore, se avrò avuto qualcosa da dire, il futuro lo sentenzierà, insomma. I suoi funerali a Novara si tengono, qualcuno lo ricorderà, a gennaio 85, sono i giorni di quella terribile, enorme nevicata in città. Ma il giorno prima, il giorno dei funerali di Iacometti, c'è un sole splendido, una marea di gente che accompagna il funerale di Alberto Iacometti. Il giorno dopo, 2 metri di neve in città bloccano completamente Novara. Tu hai accennato brevemente, ma è invece un tema sul quale vale proprio la pena tornare. Qual è la posizione di Iacometti nel dibattito culturale sul tempo libero, sull'associazionismo e l'episodio, insomma, della fondazione dell'ARCI? Allora, diciamo, la sua attenzione per i problemi culturali fa parte del suo DNA di uomo politico. Lui alla Costituente non fa parte di nessuna commissione di lavoro, però fa 2 interventi proponendo 2 proposte di legge. Una di queste riguarda il rientro dei prigionieri di guerra italiani dall'estero e l'altra soprattutto il ritorno, la restituzione dei beni ai circoli della sinistra, i circoli cattolici che erano stati poi devastati o inglobati dentro all'Opera Nazionale dopo lavoro dal regime fascista. È un problema culturale quello del tempo libero, perché nasce ad esempio nel momento in cui nel secondo dopoguerra c'è la grande presa a livello proprio di immagine popolare sulla cultura, ad esempio della televisione, che ha un impatto antropologico e culturale fortissimo su una società sostanzialmente arretrata che esce dalla guerra come quella italiana. Iacometti, facciamo molta attenzione a questi strumenti, perché non sono strumenti, o meglio, dipende sempre dall'uso che se ne fa naturalmente. Intervenendo a questo convegno all'umanitario con Riccardo Lombardi, Riccardo Bauer, lui ad esempio dice: si passa sostanzialmente da un momento in cui lo sguardo delle persone, delle donne, degli uomini è limitato al campanile del proprio paese, un po' come il legame della pecora alla catena da cui non ti puoi allontanare, a uno sguardo invece in cui al posto del campanile c'è la televisione, ma c'è sempre questo legame che ti impedisce di crescere, che ti impedisce di
come dire, di fare delle scelte proprie, che non siano vincolati a scelte, ad esempio, fanno con i crawl aziendali che stavano crescendo e nascendo in quel periodo. Quindi per una cultura che sia effettivamente vera e popolare, un po' anticipa l'uomo a una dimensione di Marcuse e Iacometti, nel senso che la cultura, il dopo lavoro, sono a senso unico, non c'è una completezza della persona. C'è il nozionismo, c'è una scuola che è nozionistica, c'è una scuola che non forma la persona nel suo complesso, c'è una società preda della televisione. Sarebbe interessante oggi vedere come, sicuramente al posto del campanile della televisione, oggi sicuramente ci sarebbero questi affari qua, un social, una connessione velocissima al mondo intero, ma che non ci fa guardare al di là del campanile, dove siamo addinghiati e siamo impediti a vedere oltre. Lui fonda l'ARCI e diventa il primo presidente. Ci sono le tessere dell'ARCI nella pubblicazione, le tessere ad Alberto Iacometti, firmate da Alberto Iacometti, perché lui è il presidente nazionale. Queste sono altre tessere che compaiono nella pubblicazione. Questa è la tessera della LIDU, la Lega dei diritti dell'uomo. E ci sono naturalmente le tessere del Partito Socialista. Ecco, una cosa importante nel libro è spiegata, e c'è questa riproduzione. Negli anni della clandestinità, la tessera del Partito Socialista della Federazione di Novara era la fotografia di Giacomo Matteotti. Sul retro della fotografia c'era un piccolo numero, 1, 2, 3, era il numero della tessera. Iacometti aveva la tessera numero 2, quindi sul retro c'era il numero 2 vergato a biro dietro la foto di Giacomo Matteotti. Questo è il Comitato Centrale, un Iacometti. Qui siamo già negli anni 60, lui fu in diversi congressi presidente del Comitato Centrale, quindi apriva proprio i congressi con il suo intervento di saluto. Ecco, hai fatto un breve cenno all'inizio, però Iacometti è anche uno scrittore. Cosa ci racconti dello scrittore Iacometti? Iacometti è uno scrittore, è un po' come un bisogno quasi di scrivere, di raccontare, di narrare. Scrive tantissimo, con tutto il rispetto per la memoria di Iacometti, forse scrive troppo, nel senso che una scrittura forse più controllata, più diluita, meno presente, forse ne avrebbe tratto vantaggio la sua produzione. Però ha la pubblicazione, attivo come pubblicazione, una ventina di titoli, da Fango nel sole, pubblicato da Cappelli a Bologna nel 1921, all'ultima pubblicazione, La fata Morgana e il pinguino, che esce negli anni 80, poco prima della sua morte. Sono i suoi romanzi, c'è una produzione di romanzi e una produzione di memorialistica. Memorialistica, Mia madre, Quando la storia macina, e romanzi diversi e importanti. Ci sono quelli che lui definisce i bei libri dell'editore Bellanca, che è questo editore di Roma, vicino al Partito Socialista, che pubblica questi bellissimi volumi. Questo è L'uomo e il bosco, con questa copertina, siamo negli anni 60. Sono delle splendide edizioni. E questa cosa dello scrittore Iacometti, come dire, un po' riporto sempre a Riccardo Bauer, perché mi fa piacere anche ricordare qui Arturo Colombo, perché aveva curato queste pubblicazioni. Io ho conosciuto personalmente il professor Colombo all'Università di Pavia e lo ricordo come un grande maestro. Curando le memorie di Bauer, Colombo dice: c'era un bisogno in quegli uomini di raccontare, ma non per il piacere di raccontare o per, come dire, mettersi in mostra, ma per una necessità di testimoniare, di dire delle cose, di dare un esempio, mai partendo da se stessi, mai dicendo io, ma c'era un noi corale. E questo c'è nei libri di Iacometti. Libri di Iacometti che noi conosciamo, leggiamo, e conosciamo vicende che altrimenti oggi ci sarebbero sconosciute.
Libero Battistelli, Fernando De Rosa. Chi erano costoro? Fernando De Rosa era un fuoriuscito italiano che a un certo punto si inventa terrorista e spara contro il principe Umberto in un attentato che fallisce, perché lui non ha queste capacità, non è un assassino, vuole denunciare la situazione dell'Italia e la critica verso Casa Savoia. Arrestato per questo attentato, viene condannato a una pena lieve, perché anche i giudici francesi capiscono che, cioè, è un atto di atto politico, non voleva assolutamente uccidere. Fernando De Rosa va poi in Spagna, scoppiata la guerra, e lui muore difendendo Madrid alla testa di uno dei battaglioni del reggimento Ottobre. E Iacometti, che scrive la sua biografia in francese, dice: questa è la breve vita alta, luminosa come la scia di una cometa, di Fernando De Rosa, un nome assolutamente poco conosciuto, quantomeno, come quello di Libero Battistelli, che era un avvocato antifascista che va all'estero per, come tanti antifascisti, finisce in Sud America, in Brasile, a fare il fazzendero. Però quando scoppia la guerra in Spagna, sente quel richiamo e va in Spagna a combattere. Lui, che non è più un giovanotto, è già una persona matura, ha superato i 40, e sul fronte di Huesca viene ferito. I suoi compagni non si accorgono che manca l'appello quando si ritirano, e rimane per tutta la giornata esposto al sole, ferito, e soltanto a sera i suoi compagni riescono a riportarlo nelle linee repubblicane, ovviamente già moribondo, e muore poco dopo, una morte terribile. E Iacometti questo racconta, prendendo le memorie, ad esempio, del comandante Pacciardi, Randolfo Pacciardi. Ecco, negli anni 60, presentando una di queste pubblicazioni di Iacometti, lui chiede ad Angelo Del Boca di fargli una presentazione, di aiutarlo in un incontro pubblico, e Angelo Del Boca gli risponde, c'è la lettera nelle carte di Iacometti, e sostanzialmente Angelo gli dice: ma non sono del tutto convinto di questo romanzo, perché sì, c'è la descrizione del periodo storico, c'è la narrazione, però i personaggi non mi sembrano veri, non c'è quella vivacità, quello stacco, insomma, non gli è piaciuto il romanzo, perché dice: non posso presentarlo. Ecco, oggi, forse a distanza di anni, è proprio a questo tipo di pubblicazione che possiamo andare, perché se vogliamo scoprire, al di là di quello che è la narrazione forse più istituzionale che la storia ci fa, la vera passione di quegli anni, di quelle persone, è proprio alle narrazioni che vengono fatte da scrittori come Alberto Iacometti, e questo Iacometti è stato. Tu sai che di solito, per come noi conduciamo questa presentazione, io di solito a questo punto ti chiedo di fare il bilancio della figura di Iacometti, però ci sono due cose. Una domanda che si collega molto bene a quello che tu hai appena terminato di dire e che secondo me merita una risposta immediata, magari altre le possiamo rimandare alla fine, e ti chiederei di posticipare anche il bilancio dopo l'intervento su Bauer, che è stato anche da te più volte citato. Quindi dalla biblioteca Tipogno ti chiedono se c'è un romanzo che in particolare ha ricevuto dei riconoscimenti, e proprio se puoi entrare un po' più nel dettaglio, insomma, del profilo dell'artista e dello scrittore. Io credo che, allora, premi letterari non ne ha mai vinti. C'è un ricco carteggio con editori nelle carte di Iacometti. Ad esempio c'è uno scambio epistolare dove lui propone dei romanzi addirittura a Gallimard, a Parigi. C'è un interessante scambio di lettere con Arnoldo Mondadori sulle copie invendute di Ventotene. Il romanzo il Ventotene esce, ha una buona riuscita immediatamente a ridosso dell'uscita, poi le vendite si fermano, e a un certo punto Mondadori scrive: io commetti caro onorevole, purtroppo il libro non va molto bene, o lei ritira delle copie o le mandiamo al macero. Io commetti ovviamente compra le copie invendute del libro per non farle andare al macero. No, premi letterari no. Ventotene ha avuto un buon riscontro, del fatto che, come mi veniva detto da chi sta a Ventotene, è entrato nelle case di Ventotene, la gente lo ha preso, lo ha letto, è diffuso proprio
proprio là dove sono narrati quei fatti, credo che sia un bel premio questo per uno scrittore che vede apprezzato quanto ha scritto. Mia madre, come dicevo, la biografia della madre con cui aveva uno splendido rapporto, un affetto indicibile, Iacometti verso la mamma Anna Magni, pubblicato nel 60 dalle edizioni Avanti, ha edizioni anche all'estero, questo sì, è forse l'unico libro di Iacometti che viene pubblicato all'estero. E poi c'è la trilogia pubblicata da Ugo Bellanca, Donna in piedi, Il diavolo stanco e L'uomo e il bosco, che secondo me sono i tre romanzi forse meglio riusciti di Alberto Iacometti. Ecco, se poi ci fosse un interesse alla lettura di questi testi, in buona parte nella biblioteca dell'istituto, che oltre all'archivio custodisce e apre al pubblico regolarmente una biblioteca specializzata nei temi di storia contemporanea, sono presenti. Forse Renzo non ha accennato ai numerosi inediti che sono contenuti fra le altre carte proprio nei faldoni dell'archivio. Allora Francesca, io farei così, passerei al secondo personaggio della serata, quindi a Bauer, per poi magari fare qualche altra domanda a Renzo Fiammetti o comunque lasciargli fare il bilancio di Iacometti. Va benissimo, allora io procedo alla condivisione dello schermo, prima inquadro ecco, il nostro presidente della biblioteca Giovanni Forno che abbiamo citato all'inizio. Allora, vediamo condivisione dello schermo, così, condividi, vi penso che adesso vediate lo schermo, allora dall'inizio. Sì, sì, può parlare. La biblioteca di Bugno è intitolata Riccardo Bauer. Fu anch'egli un protagonista non marginale della lotta antifascista e contribuì attivamente alla formazione delle istituzioni democratiche della Repubblica Italiana. Molte sono le analogie con le vicende di Alberto Iacometti, che ebbe modo di conoscere e frequentare in alcune occasioni. Un poco più anziano, classe 1896, fu volontario nella Grande Guerra, ufficiale di artiglieria da montagna, fu valoroso combattente e gravemente ferito nell'estrema resistenza sul Monte Grappa. Tornato a Milano, dove la sua famiglia di origine boema risiedeva e aveva avviato una fiorente attività commerciale, nel dicembre del 1920 entrò all'Umanitaria, dapprima incaricato del riordine della Museo Sociale, in seguito come docente. Nonostante fosse un invalido di guerra e un reduce pluridecorato, osteggiò il fascismo fin dai suoi albori. Più volte dovette subire violente aggressioni fasciste. Con Ferruccio Parri e Carlo Rosselli costituì un'organizzazione per l'espatrio degli antifascisti. Arrestato durante un tentativo di far espatriare Filippo Turati, Bauer fu confinato nelle isole di Ustica e di Lipari. Qui cominciò a progettare la fuga di Carlo Rosselli e Emilio Lussu. Nel 1930 Bauer, con Ernesto Rossi, aderì al movimento Giustizia e Libertà fondato da Rosselli, esule in Francia. Nel progettare azioni di lotta contro il regime, incautamente offrirono la possibilità a un traditore di denunciarli alla polizia. Tutti i componenti del gruppo milanese di Giustizia e Libertà finirono in carcere e sottoposti a pressanti interrogatori. Il 29 maggio 1931 iniziò il processo contro gli antifascisti di Giustizia e Libertà. Bauer e Rossi furono condannati a 20 anni di reclusione. Nel 1933 fu trasferito a Roma, a Regina Coeli. Nell'ottobre del 1939, in seguito a vari condoni, la pena fu estinta. Ma Bauer non fu liberato. A dicembre fu imbarcato per Ventotene. Nell'isola dell'arcipelago Ponziano riprese la vita di confinato politico. Qui ebbe modo di conoscere e frequentare Alberto Iacometti.
Nel giugno del 1943 ci fu il trasferimento via Gaeta di nuovo a Regina Coeli. Solo a mezzogiorno del 30 luglio 1943 Bauer varcò il portone del carcere finalmente libero. Già il giorno dopo Bauer partecipò a una seduta del Comitato Romano dei Partiti Democratici e sostenne l'intenzione repubblicana. Fu nominato in rappresentanza del Partito d'Azione con Giovanni Amendola per il Partito Comunista e Sandro Pertini per il Partito Socialista a far parte della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale. Fu la voce più autorevole e chiara della battaglia democratica e repubblicana che approdò alla legge istitutiva del referendum sulla riforma dello Stato. Divenne membro in rappresentanza del Partito d'Azione della Consulta Nazionale, da cui si dimise, primo e forse unico esempio di dimissioni parlamentari per divergenze politiche con il partito. Nel 1946 ritornò all'Umanitaria per adeguare ai tempi nuovi, rinnovandola nei metodi e nello spirito, per fare uno strumento di redenzione sociale e di educazione democratica. Nel 1965 entrò a far parte del Consiglio di amministrazione della prima istituzione della cura climatica. Nel 1978 ne assunse la presidenza. Fu così che Riccardo Bauer ebbe a che fare con Puglio. La prima istituzione per la cura climatica di fanciulli gracili delle scuole elementari di Milano fu costituita il 21 marzo 1881 in Milano per la dimora in campagna nelle vacanze estivo autunnale dei fanciulli delle scuole elementari comunali. Dopo alcune esperienze non del tutto soddisfacenti in Valsassina e in Valseriana, una sistemazione confacente alle esigenze e quindi definitiva fu trovata acquistando il 18 marzo 1897 la villa del conte Gerolamo Patellani in località Verzonno del comune di Pugno. Da giugno a settembre la colonia di Verzonno ospitava tre turni di circa 300 ragazzi per turno. Dal 1967 la colonia di Verzonno si aprì all'accoglimento di fanciulli epilettici, cardioreumatici, eccetera. Dapprima anche insieme con i normali, poi incrementando i servizi sanitari assistenziali, si ospitarono veri e propri disabili. Alla morte della sorella, Riccardo Bauer redasse un nuovo testamento e lasciò erede universale la cura climatica perché potesse attrezzarsi per l'assistenza geriatrica. Il 18 ottobre 1982 spirò a Milano. Ai funerali partecipò il Presidente della Repubblica Italiana, l'amico Sandro Pertini, che ebbe a dire di lui: fu un modello grande e prezioso per i nostri giorni, un riferimento alto e perenne per le nuove generazioni. Nel 1985 si iniziò la ristrutturazione e l'adeguamento degli ambienti della cura climatica per consentire al complesso di ospitare quale centro residenziale per anziani intitolato Riccardo Bauer, fino a 70 persone autosufficienti e no. Il 15 ottobre 1987, a commemorare la figura di Riccardo Bauer nel quinto anniversario della sua scomparsa, venne a Verzonno il Presidente del Senato della Repubblica Italiana, onorevole Giovanni Spadolini. Nel 2004, con i libri lasciati in eredità da Riccardo Bauer, fu istituita in Pugno una biblioteca pubblica intitolata a suo nome. Finito a posto. Ecco. Allora, il presidente ha concluso quindi il suo intervento. Nella nostra scaletta, a seguito del presidente Fogno, c'era l'intervento del sindaco Maria Eliana Paracchini. Se manteniamo la stessa scaletta e il sindaco vuole proseguire con il suo intervento.
Okay. Buonasera a tutti. Saluto e ringrazio l'Istituto Storico La Resistenza, saluto tutte le persone collegate e sono indubbiamente affascinata di tutto quanto ho sentito, avevo letto il libro e ho colto veramente dei messaggi forti anche per l'impegno, per il mio impegno politico, sociale. E indubbiamente leggere la vita e la militanza di Iacometti, soprattutto sono rimasta colpita dalla passione e l'impegno veramente che aveva per la società civile. E questo indubbiamente è un grande insegnamento soprattutto a chi come me si deve comunque occupare della vita sociale di una comunità. Ringrazio, ho apprezzato moltissimo il dono che l'Istituto ha fatto a tutti i sindaci del territorio. L'ho apprezzato e l'ho colto, cioè, oltre a impreziosire e arricchire le nostre biblioteche, l'ho recepito proprio come un messaggio, quasi un passaggio, un dono che significa una consegna di valori, un modo per anche sollecitare noi sindaci ad intervenire sempre di più attraverso forme di ricerca della nostra storia, della conoscenza e portarla nel nostro territorio. Quando appunto ho ricevuto il libro ho subito pensato, poi nel leggerlo appunto è emersa anche la figura di Bauer e avendo questa eredità insomma anche morale, culturale della figura di Bauer, ho proprio desiderato unire queste due figure attraverso questa serata che avete condotto benissimo e dove sono state praticamente, sono emerse le caratteristiche di queste due figure. Quindi io ringrazio veramente di questa opportunità che ci avete dato e mi auguro che questo sia solo l'inizio di un percorso dove sono già emerse durante la serata altri spunti, diciamo, di approfondimento di altri volumi, insomma, del lavoro che hanno fatto i nostri personaggi. E quindi io ringrazio veramente nuovamente a nome di tutta l'amministrazione comunale, in particolare nella figura del vice sindaco assessore alla cultura che da subito ha condiviso la proposta di questa serata, poi presidente della biblioteca, dottoressa Falciola, e quindi un ringraziamento a nome di tutta l'amministrazione. Grazie. Beh, insomma, questo è uno dei compiti istituzionali che noi abbiamo, insomma, cioè tra le tante cose di cui gli istituti storici sono chiamati ad occuparsi c'è proprio anche quella di portare avanti, come lei giustamente, sindaco, sottolineava, i valori espressi dai nostri maggiori e torniamo, insomma, a questa definizione un po' di Iacometti e di altre importanti figure che sono particolarmente rilevanti per la nostra istituzione. Allora, io chiederei se qualcuno vuole intervenire anche solo con una piccola riflessione piuttosto che con una domanda, altrimenti chiedo se non ci sono interventi a Renzo Fiammetti di fare lui la conclusione proprio con il suo bilancio di Alberto Iacometti. Naturalmente ringrazio anch'io tutti quelli che sono intervenuti, il grande contributo che voi avete portato arricchendo la serata inserendo un secondo personaggio, io stessa non conoscevo l'intitolazione della vostra biblioteca, insomma l'ho scoperto quando ho cominciato a relazionarmi con Francesca per questa serata e sono comunque contenta che si siano trovati dei punti di contatto. Quindi ecco, se qualcuno vuole intervenire, altrimenti ridò la parola a Renzo. Allora concludi tu, Renzo, con un bilancio appunto biografico e non solo. Io parto da quanto ha detto in modo compiuto e appassionato il sindaco nel suo intervento. Arturo Colombo, che è stato per tanti anni una firma del Corriere della Sera,
ricordava quello che gli aveva insegnato un suo collega di redazione che si chiamava Dino Buzzati, che bisogna scrivere non tanto con la penna quanto con la calamita, nel senso che bisogna attrarre le persone, catturarle e tenerle ferme, non farle più scappare nella narrazione, nelle cose che vengono raccontate. E credo che in questo profilo biografico di Giacometti, ma anche negli scritti autobiografici di Riccardo Bauer, questo magnetismo ci sia. Un'urgenza evidente, democratica, di cui l'Italia dovrebbe tornare a giovarsi, tornare a riflettere, tornare a sentirsi attratta. È stato detto, lui combatté nella Prima Guerra Mondiale. Ricordiamoci che Bauer aveva la cittadinanza austriaca per origini. Lui rinuncia alla sua cittadinanza per combattere come soldato italiano. Questo è un aspetto importantissimo che, come dire, dovremmo ricordarci. E dentro a queste passioni ci sta tutto il Novecento, in cui le persone, le idee, l'impegno, la morale avevano una grande forza, avevano un grande... Era un grande impegno, cioè non era facile essere Alberto Giacometti e Riccardo Bauer in quegli anni. Poteva essere molto più comodo far finta di nulla, sicuramente meno impegnativo. Però significava venire a patti con la propria coscienza e soprattutto rinunciare a una funzione educativa, morale, che non era per se stessi, ma era per l'Italia che sarebbe venuta, per quella costruzione che hanno immaginato negli anni dell'esilio, del carcere, del fuoriuscitismo, del confino, e che siamo oggi, o dovremmo essere oggi, in Italia e in Europa, ricordandoci il manifesto di Ventotene. Ecco, credo che da questi esempi traspaia quel magnetismo verso le loro idee, il loro impegno e quello che hanno fatto. Non stiamo parlando di memorie, di sepolcri imbiancati, ma stiamo parlando di memorie vive che trovano una declinazione concreta ogni giorno, ogni 25 aprile, ogni 2 giugno, ogni giorno della nostra vita. Grazie allora a Renzo Fiammetti per la serata, insomma, e per tutto il lavoro che ha profuso in questo importante testo. Grazie a tutti quelli che si sono collegati, a chi ha seguito la diretta sulla nostra pagina Facebook, ad Antonio Leone, che è responsabile della nostra biblioteca dell'istituto, nonché un componente del consiglio di amministrazione che ha un po' curato la regia, insomma, e la diretta, lasciando a noi la possibilità di dialogare con un pochino più di tranquillità. Io avevo visto dei volti amici, Paola Paggetti, Laura Noro, apparire, e naturalmente un saluto al presidente della biblioteca, al sindaco di Pugno e alla dottoressa Falciola, che ringrazio in particolar modo perché è stata molto paziente, insomma, in queste settimane in cui ci siamo spesso scritte e telefonate perché tutto questa sera potesse funzionare al meglio, perché sembra facile, però insomma ci sono sempre tante cose quando si organizza un evento alle quali bisogna prestare attenzione. Quindi davvero grazie sentitamente a tutti voi, non esitate, se avete una qualunque curiosità sulla nostra storia, a fare riferimento all'Istituto Storico, perché noi siamo lì apposta. Grazie mille e buona serata. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. E grazie ancora alla dottoressa Mastretta, perché appunto la pazienza in realtà allora no, è stata reciproca, anzi è stata molto più paziente lei, che ci ha aiutati a confezionare questa serata per cercare di presentare al migliore dei modi. Siamo una piccola biblioteca, chiaramente, come un po' le ho raccontato, però cerchiamo di fare del nostro meglio. Ecco, da un po' di anni a questa parte cerchiamo di fare del nostro meglio e proporre anche delle serate di questo tipo, che ci rendiamo conto essere, come diceva anche il nostro presidente, un po' di nicchia, perché chiaramente non è una serata divulgativa, ma ci teniamo che ci siano anche eventi di questo tipo nella nostra biblioteca. Quindi grazie ancora a voi per la collaborazione. Buonasera a tutti. Grazie.
Grazie. Saluti al signor Fonio. La saluta. Ciao. A Firenze.